Passo la parola al dottor Stefano Saracchi dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che ci darà un'altra visione di questa problematica che vede tanti stakeholder insieme di tipo amministrativo e privato. Grazie Presidente. Permettetemi di iniziare rappresentando un sincero ringraziamento a nome del Direttore Generale alla signora Ministra Dadone, che invitando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in questa conferenza ci permette di poter illustrare cosa facciamo per il contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti nel nostro Paese e cosa possiamo fare per l'approccio medico, cioè per tutto quello che è inerente alla filiera e all'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Come voi sapete, l'Agenzia delle Dogane è un'autorità di vigilanza e controllo che in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e la DCSA, la Direzione Centrale Servizi Antidroga, svolge un presidio di legalità ai confini e ai valichi del nostro territorio. I numeri che sono stati identificati anche dall'autorevole intervento della signora Ministra Lamorgese di ieri fanno capire una vigilanza molto importante e molto forte. Soltanto per identificare di che numeri stiamo parlando, nel 2019 venivano sequestrati dall'Agenzia delle Dogane in aree doganali circa 9 tonnellate, quindi 9.000 kg di sostanze stupefacenti, nel 2020 29 tonnellate, 29.000 kg di sostanze stupefacenti. Nei primi tre trimestri dell'anno siamo a 6.271 kg di cocaina sequestrata in ambito doganale, 1.000 kg di eroina, 2.500 kg di cat e 1.000 kg di hashish. Stiamo parlando di numeri molto molto importanti rispetto a quelli che il comandante medica esplicitava in merito alla produzione, 300 kg l'anno se non sbaglio, per i nostri stabilimenti. Quindi il presidio è molto forte, i numeri sono molto alti e parliamo di un controvalore di mercato soltanto nel 2020 di circa 5 miliardi a favore della criminalità organizzata che noi abbiamo sottoposto a sequestro sempre con la collaborazione delle forze di polizia. Questo è quello che facciamo, ma cosa possiamo fare per arrivare all'intervento specifico del tavolo che qui ci vede impegnati? Non tutti sanno che ai sensi del decreto legislativo 300 del 1999, che è il decreto istitutivo delle agenzie fiscali, all'articolo 62,3 viene attribuita una competenza giuridica specifica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di laboratori doganali chimici, cioè tutto quello che passa in dogana ed è soggetto a delle analisi del rischio che fanno presumere un illecito viene sottoposto ad analisi chimica da parte dei nostri laboratori. Come vedete dalla slide precedente, sul territorio nazionale, prego la regia di mettere la slide precedente, sul territorio nazionale abbiamo 15 laboratori. L'intervento del direttore generale dal 2020 e per il tutto il 2021 è stato quello dell'implementazione di questi laboratori, quindi noi possiamo sottoporre e sottoponiamo quotidianamente, vedete infatti 10.000 campioni l'anno analizzati, di materiale che passa in dogana e corrisponde a sostanze stupefacenti. Sempre il medesimo articolo, il 62,3 del decreto legislativo citato, permette di attuare un impiego imprenditoriale, dice proprio la norma, quindi è istitutiva in questo senso, dei nostri laboratori. Quindi, Presidente, il Direttore Generale dell'Agenzia è assolutamente a disposizione per una qualunque protocollazione in questo senso, per agevolare e facilitare il percorso anche di sicurezza. Nelle slide del comandante medica vi era un esplicito riferimento alla sicurezza e ai controlli. Noi siamo assolutamente a disposizione con i nostri laboratori per sviluppare un percorso condiviso di controllo ex post dell'immissione in consumo di questi prodotti che vengono importati dall'estero, soprattutto anche di vigilanza regolatoria. Da questo punto di vista il nostro ruolo, grazie anche agli interventi del governo Conte nel 2020 con il decreto legge 23 del 2020 all'articolo 31, sono state attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria a tutti i dipendenti dell'agenzia. Noi abbiamo al momento incardinati nei nostri laboratori circa 300 tra chimici e biologi e ne stiamo assumendo con un concorso che è in fase di completamento ulteriori 150. Quindi la nostra capacità di analisi, la nostra capacità istituzionale la mettiamo a disposizione di questo tavolo e ovviamente dei ministeri che lo riterranno opportuno per fare eventuali protocollazioni di analisi delle sostanze che vengono importate dall'estero.
Sono rimasto nei tempi tecnici dell'intervento, essendo il mio un ruolo prettamente tecnico e rappresentando l'intendimento del direttore generale in questo senso, ovvero della piena collaborazione a tutti i ministeri competenti. Grazie. Grazie mille.